C'era una volta in Boemia una donna di nome Soriana. Ella era poverissima e aveva tre figlioli che si chiamavano Dosolino, Tesifone e Costantino Fortunato. Gli unici beni posseduti da questa donna erano una maglia per l'impasto del pane, un asse di legno dove stendere, ed infine un gatto. Soriana, sentendo il peso degli anni, prima di morire fece testamento e lasciò al figlio maggiore la maglia, al mezzano l'asse di legno e a Costantino lasciò il gatto. Quando fu morta e sepolta, se capitava che ne avessero bisogno, le vicine di casa andavano dai figli di Soriana a chiedere in prestito ora la maglia, ora l'asse. E siccome sapevano che essi vivevano in estrema povertà, in cambio preparavano loro una focaccia. E con quella essi si sfamavano, lasciando però indietro il loro fratello minore. Quando Costantino chiedeva loro qualcosa da mangiare, quelli rispondevano di rivolgersi al gatto, che la mamma quello gli aveva lasciato, e quindi ci avrebbe pensato lui. Costantino e il suo gatto pativano molto la fame. Costantino ancora non sapeva che la bestiola era fatata, e questa, mossa con passione verso il suo povero padrone e adirata con i fratelli di lui per la loro crudeltà, un giorno disse: Costantino, non ti rattristare, perché da questo momento provvederò io ai bisogni di tutti e due. E dicendo questo, si infilò un paio di stivali. Il re domandò che cosa volesse e
il gatto rispose che il suo padrone, Costantino, messer Costantino, il marchese di Carabà, gli inviava in dono una lepre che aveva appena acchiappato in una battuta di caccia. Il re accettò il dono e domandò a Costantino chi fosse questo misterioso marchese di Carabà. Il gatto rispose che il suo padrone, era un gran signore, bello, buono e potente, da non avere guai, ad eccezione di sua maestà, naturalmente. E allora accolse il gatto con tutti gli onori e gli fece imbandire una grande tavola dove gli fu servito da bere e da mangiare. Riempì la bisaccia di cibo e congedatosi dal sovrano, corse a casa a portare i viveri a Costantino. I fratelli, quando videro tutto quel ben di Dio, pregarono Costantino di poter favorire la sua tavola ed egli, memore del trattamento ricevuto, rese loro pan per focaccia e li cacciò via. Intanto il gatto seguitava a recarsi a Palazzo Reale portando frequenti doni a suo padrone. Il re gradiva molto questi regali, ma il gatto, tutto questo avvieni, cominciava a sentirlo un po' come una gran fatica. E allora un giorno disse a Costantino: padrone, se ascolterai quanto ti dico, ti prometto che in breve tempo diventerai immensamente ricco. E in che modo? Fidati di me, seguimi e non fare altre domande, che io sono deciso a fare la tua fortuna. Un giorno, saputo che il re doveva recarsi a passeggiare lungo la riva del fiume, insieme a sua figlia, la più bella principessa del mondo, il gatto disse a Costantino di andare a bagnarsi nel fiume. E proprio mentre si bagnava, il re passò di là. E il gatto cominciò immediatamente a gridare con quanta voce aveva in gola. Aiuto! Aiuto! Affoga il mio padrone! Il marchese di Carabà sta affogando!
Adesso? Il re, a queste grida, fermò la carrozza, mise la testa fuori dallo sportello e, riconosciuto il gatto che tanti regali gli aveva portato a palazzo, ordinò le guardie che corressero a soccorrere il marchese di Carabao. E proprio mentre lo tiravano fuori dall'acqua, il gatto, avvicinandosi alla carrozza, raccontò al re che mentre suo padrone si bagnava, dei ladri erano venuti a rubargli i suoi preziosi vestiti. Sebbene lui avesse cominciato a gridare con tutta la forza dei polmoni: al ladro, al ladro! In realtà, il furbacchione aveva nascosto i poveri cenci di Costantino sotto una pietra. Il re diede ordine ai cortigiani che andassero a prendere uno dei più sfarzosi bestiali per il marchese di Carabao. Il re gli usò mille cortesie, e siccome l'abito che gli avevano portato in quel momento faceva risaltare le fattezze della sua persona, perché era bello, e benissimo fatto, la principessa lo trovò simpatico e di suo genio. E bastarono poche occhiate del marchese di Carabao, molto rispettose, ma abbastanza tenere, perché ella ne rimanesse innamorata. Che il marchese salisse sulla sua carrozza e proseguisse la passeggiata con loro. Il gatto, contentissimo che il suo disegno cominciava a pigliar colore, si avviò innanzi alla carrozza e, incontrati alcuni contadini, disse loro: buona gente, sì, voi che falciate il fieno. Il re arriverà fra poco. Se non direte al re che tutto questo fieno appartiene al signor marchese di Carabao, sarete affettati fini come carne da far polpette. Siamo intesi? Sì? A chi appartiene questo fieno? Il re, infatti, di lì a poco arrivò e chiese ai contadini: a chi appartiene questo fieno? Il gatto, che faceva sempre da battistrada, trottando ancora innanzi alla carrozza, trovò degli altri contadini e disse loro: brava gente, voi che mietete il grano, se non direte al re che sta per arrivare, che tutto questo grano e anche quel grano laggiù appartiene al signor marchese di Carabao, sarete stritolati fini come carne da far polpette. Siamo intesi? A chi appartiene questo grano? Il re arrivò e chiese a questi contadini: a chi appartenesse il grano? Il re se ne rallegrò col marchese
il gatto, il canto, seguitava a tronzare innanzi alla carrozza e a ripetere sempre le medesime cose a tutti coloro che incontrava lungo la strada. E il re rimaneva meravigliato dei grandi possessi del marchese di Carabrano. Hanno assicurato che voi avete la virtù di potervi cambiare in ogni specie d'animale e di potervi prendere, per esempio, la forma di un elefante o di un leone. Verissimo! E per darvene una prova, mi vedrete diventare un leone! Il gatto fu così spaventato di vedersi dinanzi agli occhi un leone che si arrampicò subito su per le grondaie dei tetti, ma non senza fatica e né pericolo, a causa dei suoi stivali che non erano buoni a nulla per camminare sulle grondaie dei tetti. Dopo un po', solo quando sapete che l'orco aveva ripreso la sua forma di prima, calò abbasso. Confesso di aver avuto una gran paura. Mi hanno per di più assicurato che voi avete anche la virtù di prendere la forma. Ma questa mi pare troppo grossa e non me la posso bere, ma di prendere la forma dei più piccoli animali. Vorrebbe dire, per esempio, una talpa o di un topo. Ma queste, ripeto, sono cose che mi paiono sogni dell'altro mondo. Sogni! Ora vi farò vedere io! Dicendo questo, l'orco si trasformò in un topo piccolo, 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 piccolo e cominciò a correre per tutta la stanza. Il gatto, lesto come un baleno, gli si avventò addosso e lo mangiò. Oh.
parti, vide il castello e poi entrare. Il gatto sentì il rumore della carrozza passare sul ponte levatoio del castello, scese di corsa alle scale e disse al re: Vostra Maestà, siate la benvenuta nel castello del signor Marchese di Canabà. Signor Marchese, ma anche questo castello è vostro! Ma che meraviglia, ma non c'è nulla di più bello di questo palazzo e di tutte le terre che lo circondano! Visitiamo all'interno se non vi scomoda! Costantino, ormai Marchese di Canabà, prese per mano la principessa. E insieme al re entrò nel castello dove in una grande sala trovarono in bandita una magnifica merenda che loro aveva fatto preparare per alcuni suoi amici che non avevano avuto l'ardire di entrare quando avevano saputo che c'era il re. Il re, contento da non potersi dire per le belle doti e grandi possessi del marchese, al pari di sua figlia, che come detto era pazza, dopo aver bevuto 3, 4, 5, un po' di bicchieri, disse al marchese: Signor Marchese, volete sposare mia figlia? Costantino, con mille riverenze, gradì l'alto onore fattogli dal re e il giorno dopo sposò la principessa. E vissero tutti felici e contenti. Ma il gatto per sé non volle nulla. Si sfilò finalmente e per sempre gli scomodi stivaloni. Non disse mai più una parola a nessuno e tornò al suo antico mestiere di gatto di buona famiglia, ma sotto i baffi rideva, si rideva tutte le volte che pensava a quello che era riuscito a fare. Un segreto questo che mai a nessuno svelò.
Sabina! Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato.